origini del convento risalgono al 1309, quando quattro donne devote a Sant'Orsola fanno erigere nel cafaggio di San Lorenzo un edificio con annessa una chiesa. Nel corso dei secoli il convento passa dalle Orsoline al Terzo Ordine dei Francescani. Nel 1809 la soppressione degli ordini monastici imposta dal governo francese e la conseguente requisizione dell'edificio decide il suo tragico destino. Adibito alla fine dell'Ottocento a sede della manifattura tabacchi, resta tale fino al 1940, quando la stessa viene trasferita nello splendido complesso di epoca fascista di Via delle Cascine. Nella vecchia manifattura restano solo le sigaraie, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale lasciano il posto agli sfollati dell'Istria e Pola, in seguito sistemati altrove. Resosi di nuovo disponibile, l'edificio viene adibito a ricovero per gli sfrattati fino al 1971. Da quel momento, per il Sant'Orsola inizia un lungo e più penoso calvario. In quello stesso anno vengono montate le prime impalcature che restano in loco fino al 1989. L'edificio è sottoposto alla sorveglianza di un custode. Tra il 1989 e il 1990 l'agenzia del demanio, proprietaria dell'immobile, decide di destinarlo a sede della Guardia di Finanza. L'appalto viene assegnato alla ditta Pontello per un importo di 20 miliardi delle vecchie lire, ma in corso d'opera la ditta appaltatrice chiede ulteriori 15 miliardi che le vengono rifiutati e i lavori si fermano anche perché nel frattempo è intervenuto il fallimento della ditta. L'amministrazione comunale, da sempre contraria alla cessione dell'edificio alla Guardia di Finanza e contro la volontà dei residenti della zona, che vedevano in questa insperata destinazione la panacea a tutti i mali del quartiere, da decenni catapultato in una situazione di angosciante degrado, approfittava del momento e proponeva al demanio accordi e scambi di edifici pur di giungere al possesso del complesso. E così arriviamo al febbraio 2007, quando l'assessore all'urbanistica Biagi, in un comunicato stampa del comune, esterna piena soddisfazione per l'accordo raggiunto e ringrazia l'ingegner Reali, che ha dato corso alla gara di smontaggio non appena entrato in possesso del bene dal curatore fallimentare. L'intervento prevede lo smontaggio dei ponteggi esterni e la messa in sicurezza dell'immobile attraverso la tamponatura degli accessi, onde evitare intromissioni ed utilizzi impropri. Il costo dei lavori è di €68.000 e il regalo dei ponteggi. Per quanto riguarda la ristrutturazione, viene confermata l'ipotesi di adibire l'immobile ad uso commerciale e residenziale. Insieme al demanio, che è ancora proprietario dello stabile, verranno valutati gli ulteriori passi per risolvere la questione. Questo film documento prosegue con la denuncia, con la sezione fotografica e con una clip che testimoniano, come la prospettazione del Biagi, in merito ai lavori di messa in sicurezza del Sant'Orsola, sia stata disillusa. Incapacità della ditta? Mancato controllo del direttore dei lavori? Oppure incompetenza generale? Nel frattempo Sant'Orsola è in pericolo di occupazione e una porzione di tetto rischia di crollare sui passanti. Thank you.
grande preoccupazione destano nei cittadini le immagini della clip che segue. Nella stessa si evidenziano le criticità che permetterebbero la facile violazione dell'edificio e la pericolosità della porzione di tetto in crollo su via Sant'Orsola. Ingenuità o volontarietà? Non potevamo concludere senza citare l'incredibile scoperta che il professor Pallanti comunicava il 18 gennaio 2007. La Monna Lisa è sepolta nell'ex convento di Sant'Orsola. Sulla base di questa notizia vi invitiamo a fantasticare sul business che ne avrebbero saputo ricavare i francesi. Il recupero dell'edificio avrebbe sicuramente previsto un museo, una sala conferenze, un polo espositivo, un hotel con ristorante e negozi extra lusso. Ma siamo in Italia e soprattutto a Firenze, dove il genio fiorentino è solo un lontanissimo ricordo che ha lasciato il posto alla mediocrità di quegli uomini che oggi determinano la sua triste sorte, ignorando che Firenze è patrimonio dell'umanità.